Planck commise due errori, tra virgolette, errori non furono errori perché non poteva conoscerli. Diciamo due assunzioni sbagliate che si compensano. La prima è che utilizzò la statistica classica di Maxwell Boltzmann, questa, per calcolare il numero di oscillatori che avevano certi livelli di energia, mentre invece avrebbe dovuto utilizzare la statistica di Fermi-Dirac, che però ancora non era stata scoperta. L'altro errore, tra virgolette, è quello di pensare ad un livello energetico minimo dell'oscillatore armonico pari a zero, quindi energia uguale a zero, che sarebbe questo livello qua, il livello più basso di energia è l'oscillatore armonico fermo. Questo è il livello di energia pari a zero. L'energia è zero perché l'oscillatore non ha né energia cinetica né potenziale in quello stato, essendo fermo e essendo la molla non allungata né compressa. Ma il fatto di avere ben definite sia la posizione che la velocità, entrambe pari a zero, rappresenta una violazione del principio di esclusione di Pauli, che di nuovo ancora non era noto al tempo di Planck. Oggi sappiamo che l'energia di punto zero dell'oscillatore armonico quantizzato non è zero, cioè non è un'energia nulla, ma il livello minimo di energia vale un mezzo HN. E questo livello non nullo rispetta il principio di esclusione di Pauli. Ho scritto per errore principio di esclusione di Pauli, ma volevo scrivere ovviamente principio di indeterminazione di Heisenberg, che è quello che vieta a due osservabili complementari di avere contemporaneamente valori definiti. In questo caso, posizione e velocità non possono essere definite con precisione contemporaneamente, a causa appunto del principio di indeterminazione di Heisenberg, e non il principio di esclusione di Pauli, che è un'altra cosa.